Il bello del calcio è che finita una stagione ce n'è sempre un'altra pronta a cominciare e tutto questo è ciclico. Se perdi la qualificazione Champions a maggio, puoi sempre aspettare il calciomercato all'inizio della stagione in settembre. Cosa c'è di sbagliato in questo? Le parole di Febbre a 90, la Bibbia del tifoso di calcio scritta dal sociologo Nick Corby, stemperano la rabbia e la delusione del pareggio del Napoli al Maradona contro il Verona, che ha rappresentato un dramma sportivo per l'intera città. Ora bisogna ripartire, bisogna farlo con la giusta oculatezza e con la puntuale programmazione che meritano i tifosi, senza però depotenziare la squadra. C'è da riorganizzare l'area tecnica e capire da quale giocatore ripartire per puntare a titoli e posizioni di vertice. I tifosi, anche se amareggiati, provano a dire la loro. Sono venuti grandi allenatori ultimamente, ma non è cambiato niente. Io penso che il problema del Napoli sia la presidenza, ma non perché non caccia i soldi, come dicono i tifosi, perché non c'è un vero interesse a vincere. C'è anche questa storia della Champions. Quarto posto perché prendi i soldi, ma che ce ne facciamo noi? Nella squadra sono almeno tre giocatori che devono occupare dei ruoli, terzino sinistro, un centrale e poi ovviamente un attaccante. Devo essere sincero, per quello che ho visto ieri, bisogna correggere tutto. Una squadra di Serie C non si deve vincere per forza, l'impegno. Se poi una partita col Verona non c'è la mentalità per vincere una partita, non è una finale. Meglio cambiare, non serve nessuno. Tutti sono utili, nessuno è necessario. Degli elementi informazione anche dovremmo buttare via, si può dire, da Bakayoko a Yusai, Mario Rui, sono dei giocatori che non hanno sudato la maglia quest'anno. Sono pochi veramente.